Sono tornata con un nuovo video. Mi siete mancati tantissimo. Cioè, voi me lo scrivete, ma vi giuro che io uguale, mi siete mancati tantissimo. Quanti giorni è che non registro? Dunque, 4? Vabbè, non lo so. Comunque, è qualche giorno che non ci vediamo, ma oggi torno perché sono stata o ieri o l'altro ieri, non mi ricordo. Da ipersopi, lo chiamo ancora ipersopi, ma è piume, coccole per te e la tua casa. E sono stata in questo negozio che è piuttosto grande e avevo bisogno di alcune cose e allora sono andata a prendere. Allora, non guardate i capelli che li ho lavati stamattina e sta diluviando fuori, eh. Oggi ho dovuto mettere la ring light che non la metto mai perché è un tempo da lupi. Avete presente da lupi? Cioè, ieri, non so se mi seguite su Instagram, ieri era mercoledì, sono stata a Bogliasco con la mia più grande amica, quella che è un po' come se fosse mia sorella, che ci conosciamo dalla prima elementare, che è Giorgia, alla quale mando un bacio se dovesse seguirmi. In questo video intendo, siamo stati a Bogliasco sul mare a mangiare, ma cioè, c'era gente in mare che faceva il bagno, una giornata stupenda. Ho detto ci vengo anch'io, benissimo. Oggi guardate che giornata, cioè guardate, voi non la vedete, ma è tremenda, tremenda, tremenda e tremenda. Basta. Quindi secondo me anche un po' per questo che quando ho lavato i capelli sono venuti un po' così. Se questo genere di video ti interessa, senza troppe blattere mie, perché insomma, quando poi è troppo, vi faccio vedere un po' di cose che ho comprato per me, per Antonio qualcosina, per la casa poco, due cose mi sembra, aspettate, sì, tre cose, giusto tre cose per la casa, insomma, poche cose che però ci servivano e anche a qualcosa di carino, di carino. Ci vediamo dopo la sigla. Allora, parto da che cosa? Casa, reparto casa. Allora, ho preso i tovaglioli di carta, perché sapete ormai tutti, noi non utilizziamo, ne abbiamo forse qualcuno, ma non lo utilizziamo mai. Tovagliolo, anzi, fatemi sapere voi cosa utilizzate? Tovaglioli di tessuto, di stoffa, insomma, come si dice? Oppure anche voi utilizzate o lo Scottex per insomma, oppure tovaglioli di carta, tovagliolini. Ho preso questi della Foxy perché gli altri, cioè, erano la metà come quantitativa. Allora, cioè, una volta che termino devo di nuovo ricomprarlo. Allora ne ho presi un po' di più. Questi non so se niente di che come motivo, insomma. E Happy Hour. Benissimo, 50, sono 50 tovaglioli doppio velo. Noi li utilizziamo sempre, sempre, quindi non, insomma, ci servivano. Mi servivano perché ho finito i panni catturapolvere dello Swiffer. Io non li compro più quelli originali, sono sincera. Quando vado da Tigotà compro, come si chiama quella marca? Vabbè, quelli che trovo economici da Tigotà. Invece qui ci sono proprio questi, non so se voi li avete mai provati, io li proverò, vi saprò poi dire, tanto farò poi il video tra un po'. Ne ho già qualcuno terminato detersivo, quando poi termino un po' di prodotti per la casa ve li faccio vedere. Proprio della loro marca Piume. Panno catturapolvere elettrostatico, ce ne sono 24, quindi più o meno il quantitativo dovrebbe essere il medesimo. Ideale anche per spolverare a mano, sì, perché no? C'è proprio scritto che è il formato universale, quindi dovrebbe, no, andrà bene sicuramente. Poi ho finito un detersivo, perché poi in realtà quello l'avevo comprato al DM, era del brand tedesco del DM, che è Denkmit, se non erro. È un brand
ottimo, con il quale mi sono trovata bene. Soprattutto mi ricorderò sempre l'ammorbidente, ma anche quel prodottino che vedrete poi, per il bagno, meno male che c'era proprio scritto dietro in italiano, perché non è che si capisce, cioè. Trovato questo a un ottimo prezzo, ma ottimo! Tra l'altro, non so da quanti anni è che non compravo questo marchio, ora vi dirò. Ed è Ajax, chi se lo ricorda? Cioè, io forse aspettate, lo utilizzavo per i pavimenti, ora che ci penso, però non l'avevo più visto, ma lì c'è una bella scelta, una vasta scelta. Non ho truccato gli occhi, non ne avevo voglia. E quindi mi vedete un po' così. Quindi ho il fondotinta, il blush di Charlotte, il rossetto di Kiko e basta. Ah, e le sopracciglia sono sempre di Kiko. Più o meno sono sempre questi. Comunque, tornando ad Ajax, c'è scritto disinfettante. Mi ha colpito perché io cercavo proprio un. Volevo un po' cambiare, volevo un po', insomma, sperimentare nuovi prodotti e ho trovato questo a un prezzo ottimo, che ora non ricordo, ma non. Vediamo un po', forse c'è scritto. Mi sembra. Dunque, vediamo se lo trovo, eh. Ve lo lascio scritto. Poi vi lascio tutto nell'info box. Comunque, elimina, c'è scritto fino al 99,9% di batteri e fa vedere proprio presidio, vabbè, presidio medico, quindi per il WC, insomma, per il bagno, le porte, le maniglie, insomma, disinfettante multisuperficie. Proviamo, vediamo un po', vediamo. Fatemi sapere se voi l'avete provato. Poi per la casa non c'è altro, fatevi vedere, no. Antonio aveva bisogno solo di una cosa, sono andata da sola, l'ho chiamato di qua, sto per entrare da Ipersop, noi lo chiamiamo ancora così. Hai bisogno di qualcosa? Sì, del sapone, eccolo qui. Lui per i saponi mani è difficilissimo, quando l'ha finito mi ha detto, ho finito il sapone, dico guarda ce l'ho io. Gli ho proposto due saponi, non li ha voluti, nessuno dei due, uno è. Quello, avete presente quel formato che vi ho fatto vedere? Cioè quel formato, no, è un sapone ricarica che è in una scatola, in una confezione che sembra latte, no? È quello all'argan. Aspettate che ve lo vado a prendere. Allora, è questo qui, box ricarica, è il secondo che compro, My Moment Dermomed, crema di sapone mani. È buonissimo all'argan, esatto. Questo è ancora nuovo, eh. Il primo l'ho già finito, l'avevo già travasato nei contenitori. Questo è ancora sigillato. Io dico, guarda, è buonissimo, bello cremoso. No. Eppure l'aveva usato una volta. Mi sembra di averglielo fatto usare. No. Dico, altrimenti, guarda, se vuoi finire questo di balea al mandarino. No. Vabbè. Niente, non ha voluto niente e quindi poi sono andata da Ipersop. Tanto per farvi, io provo a fargli provare le cose, ma che? Quindi gli ho preso questo. Lui piace tantissimo questo. Oppure gli piace il Neutromed, no, il Neutro Roberts. Scusate, Neutro Roberts gli piace molto. Però ho visto questo, aveva un prezzo molto buono. E quindi insomma, disinfettante della mucchina. Io che sapete che non l'ho mai provato invece questo? No, sapone liquido mani, elimina fino al 99,9% di batteri, qua dice novità. Vabbè, comunque, gli ho preso questo. Poi, allora, passiamo a me, pochissime cose. Prima di tutto, ho preso una tinta, allora, ne volevano 20, poi la cassa mi diceva, no, guarda, ce ne sono altre in offerta. No, voglio questa. Questa è quella di Garnier perché adesso io non mi ricordo quando l'ho fatta, ecco, dovrei scrivermelo, però più o meno riesco a risalire e quindi penso che la farò io anziché andare dalla parrucchiera, adesso vedo, vedo un po', insomma. E ho preso questa di Garnier, Bel Color,
C'era anche quella che ho fatto l'ultima volta, però ho detto, ma voglio riprovare questa perché mi era piaciuta molto. E ho scelto il numero 22, castano normale. Invece l'ultima era castano normale chiaro. Ecco, invece questa è un po' più scura, come sono io. E quindi ho preso questo, insomma. Colore luminoso, risultato naturale e via. Non so quando lo farò, ma tanto ce l'ho già. Ho finito, lo vedrete poi nei terminati, ma anche terminati, per essere un mese corto, diciamo, sono già. Oggi che giorno è? No, ma c'è ancora tempo, ne ho terminati un po', non tantissimi, però un po' sì. Ho terminato anche lo struccante occhi e quindi ho preso questo di L'Oréal, che per me è sempre una garanzia. Forse ne ho uno, ne avevo uno in casa di Vrochet, però a volte magari serve a mia mamma, insomma, se ha bisogno di qualcosa. Questo è lo struccante delicato occhi. Ah, è quello. No, ho sbagliato. No, e quando, sempre quando registro i video mi accorgo di qualche errore. Non è quello waterproof. Vabbè, fa lo stesso. Fa lo stesso. Lo proverò ugualmente, vediamo come sarà e se no lo boccerò e non via. Vabbè, comunque cercherò di usarlo. Magari provo, vabbè, adesso vedo. Vediamo. Poi cosa ho preso? Ho preso i dischetti piccoli perché ero convinta di averli e invece no, non ne avevo più, avevo solo quelli grandi. Allora ho preso proprio la loro marca, Piume. 70 dischetti uso cosmetico. Non mi ricordo se li ho già provati questi, spero che siano validi. Ok. Poi ho comprato una maschera Hydra Bomb, questa che mi piace tanto, che non si vede, non si trova con facilità ed è la super idratante più effetto relax perché questa contiene la lavanda, giusto? Dove c'è scritto? Sì, acido ialuronico e lavanda. Per pelli stressate, beh, ora esageriamo, pelle stressata, però vabbè, ho detto sì, dai, la prendo, adesso inizierò piano piano a rifarle. Ogni tanto qualcuna la sto facendo, ne ho fatte due bocciatissime, ma ve ne parlerò. Tremende, tremende, tra l'altro l'ho comprato all'Ipersopo, ora che ci penso, di Giardino Cosmetico. Asciutte, cioè praticamente asciutte, dico, per carità. Vabbè. Poi cosa ho preso? Aspettate che qua c'è una confusione e ci sono ancora tre cose che ho preso alla cassa e poi ho preso un prodottino di make up di Astra, che ogni tanto mi piace provare Astra. Questo è un ombretto cremoso, questo qui. E non vedo l'ora di provarlo. Aspettate che ve lo swatcho. Guardavo se c'era scritto. Allora, il numero 03 e no, il nome non c'è. Vi faccio vedere il colore. Wow, bellissimo. Bello. Che riflessi. Belle, a me piacciono questi colori. Li ho anche in qualche palette, anche di Zoeva che ho utilizzato anche ultimamente. Palette stupende quelle di Zoeva, purtroppo peccato che nessuno ne parli. Ora non so se sono ancora in vendita, se si trovino da Sephora, prima si trovavano o da Douglas. Bello comunque. Piace un sacco. Ultimi tre prodotti, avete visto che è stato un video breve ma intenso. Alla cassa c'era una pila, che poi erano questi tre, erano così, ve li faccio vedere, dell'Aloe Gel di Equilibra, scontatissimi. E dico, scusi, questi? Ah, sono gli ultimi, miei. Costavano 2,50 euro e li ho presi. Sono tutti e tre. Quindi delle rimanenze, io li ho presi molto volentieri, quindi sapete che l'Equilibra ha riformulato e ha modificato completamente i suoi dentifrici che non sono più in gel, i miei amati
aloe gel e dalla versione gengive sensibili. Perfetto, benissimo. Non vedo l'ora di provarli. Contengono il 30% di aloe vera. Di provarli, ma no, di riprovarli, volevo dire, di riutilizzarli, straparlo, non so più fare video e si vede. E quindi, insomma, ultimi tre acquisti a 2,50 euro erano scontati. Io ho preso loro, basta. Quindi, come vedete, mi sembra di avervi fatto vedere tutto, sì. Come vedete, non ho preso grandi cose, poche cose, più che altro che ci servivano, e questo sfizio che lo provo presto in un video. Magari potremmo fare un Get Ready With Me con un po' di novità make-up. Potrebbe essere un'idea, magari sì, potrebbe essere un'idea. Un bacio enorme, vi aspetto come sempre nei commenti. Mi raccomando, anche se non commentate mai, lasciate un commento che sapete che mi fate contenta. A presto, promesso, non scappo più. Forse domani. Perché no? Magari domani riesco a registrare un video. Ciao!